Benvenuti o bentornati qua nel canale. Oggi un video che vi prego di seguire con attenzione perché l'argomento è molto interessante e il confronto che faremo riguarda a 360 gradi questi due droni, ovvero il Mini 2 DJI e Autel Nano, nella versione più economica e più vicina come costo al drone DJI rispetto alla versione Nano Plus, che ha un prezzo decisamente più alto di tutti gli altri droni in commercio, e qui ci sono tutti da 250 grammi. Ci sono tutti, ma oggi parliamo di loro due. Nei giorni prossimi parleremo anche degli altri. E allora vediamo dove andiamo a finire con questo video, ma prima vi chiedo un like per sostenere il canale, e se non siete ancora iscritti, come vi dico sempre, spero che vi uniate alla mia community e possiate iscrivervi. Siete davvero benvenuti e dunque si inizia. Allora, eccoli due, Mini 2 e Autel Nano. Ci tengo a dire che questa è una mia opinione personale e questo è il mio pensiero, avendo testato dei droni, ed è ovviamente riferito a loro due in questo specifico momento che giro il video. E come mi era successo con il confronto tra il Mini 2 e l'Absan Zino Mini Pro, in quel momento era una situazione quando lo girai, ma poi piano piano, grazie a tutti gli aggiornamenti di Absan sullo Zino Mini, le cose sono decisamente molto cambiate a oggi. Io ho realizzato il mio primo video su di lui e avevo già introdotto l'argomento che trattiamo oggi, e credo che questo confronto sia il più giusto da fare perché è quello che economicamente tiene più vicini questi due droni. E se è vero che Autel ha due versioni del Nano, con tutte le relative varianti, e i droni sono ovviamente, lo sapete un po' tutti, l'Autel Nano e l'Autel Nano Plus, che sono droni con un peso ovvio di 249 grammi, peso che li tiene dentro una fascia importantissima del mercato, ma tra i due, ovviamente, oltre alle diverse qualità che riguardano l'ottica, ci sono differenze sul prezzo. Infatti la versione base, che è la più economica, che è questa, costa 649 euro ed è quella che si rapporta di più al Mini 2, ma con quel prezzo si acquista addirittura la versione combo del drone DJI, mentre lui è un drone con una batteria sola, perché solo una ce n'ha, e le prestazioni sono simili al Mini 2, con la differenza che lui ha i sensori anticollisione. Che dire, è giusto essere chiari e fare delle analisi precise in questo senso, perché alla fine sono decisamente fondamentali e molto importanti. Consideriamo che per prendere il corrispondente al combo DJI, ovvero la versione con tre batterie, questa, per lui mi ci vogliono, per il base Nano, 799 euro, ovvero 200 euro esatti in più del mini combo, che ne costa, vi ricordo, a prezzo pieno 599 di euro. E dunque, perché vi dico che fare un confronto tra Mini 2 e Autel Nano Plus non regge? Perché tra i due ballano diversi sordarelli. E allora il vero confronto starebbe tra, ovviamente, il Mini 2 base, che costa 4,59, e l'Autel Nano base, che ne costa 6,49. E comunque sempre 200 euro ci corrono tra loro due e hanno caratteristiche simili. Certo che presto vi farò vedere anche la versione più evoluta, superiore al Mini 2, ovvero la Nano Plus, ma quella costa 7,99 euro ed è quella con una batteria sola, sia chiaro, la versione standard, per intenderci, è sicuramente una bella cifra. E se poi vogliamo prenderci un Evo Nano Premium, beh, si va addirittura a quasi 1.000 euro, per la precisione 9,49, con una borsa, due batterie e il caricabatterie, cioè non sono noccioline. Non mi dite che sono lungo e che prima di partire mi ci vuole un monte, perché sono lunghissimo. No, no, io sono già partito e questa disamina iniziale credo sia forse la più importante da fare quando si confrontano questi droni, ragazzi. Assolutamente, che hanno la stessa categoria e bisogna parlare ovviamente sì di qualità, ma anche e assolutamente di prezzo. E allora, che dire? Andando alle caratteristiche, tra loro sono praticamente uguali.
droni molto simili. Lui, Authel, ha un sensore da mezzo pollice f2.8. Il Mini 2 DJI ha un sensore da 0,43 pollici, anche lui apertura f2.8. La risoluzione dei due droni massima è uguale per entrambi. Registrano infatti tutti e due in 4K a 30 fps. Beh, che dire, abbiamo parlato di ottica e allora vediamo un po' qualche immagine all'esterno fatta con loro due, con l'uno e con l'altro. Aspetta, eh. Said alright if I stay today. Said alright if I stay today. Take my time, far behind, leave my pride. Alright, if we just stay today, is it alright? 'Cause I wish we could just stay. Take our time far behind, leave our pride. Alright, if I decide but change my mind, is that okay? Is it alright if I don't wanna feel obliged in any way? Is it alright if I waste my time and I lead myself to a mistake when I roll on by? I won't ask why, I'll just accept and walk away. Allora, a mio avviso non c'è grossa differenza con quelli 08 dei due sensori, anzi 008, non diciamo fesserie, sono 008. E non si vede più di tanto. L'ottica di Evo a me piace molto, però attenzione, io nel girato vedo anche un po' di effetto gelo, è la verità, eccolo qui. Inoltre, una nota da evidenziare, purtroppo, mi sapete già, per il Mini 2, che è così, ma vale la stessa cosa anche per l'Auto e Nano, è l'impossibilità di registrare video con profilo piatto. Onestamente mi aspettavo che Autel, visto il costo, avesse la possibilità di usare il drone in D-Log, in F-Log, insomma, chiamateli come volete, ma porca puttana dell'Eva, scusate il francese, a volte è un lo tengo, il D-Log l'ho anche nel mio Fimi X8 Mini, eccolo qua, non so se si vede, su questo che costa 300 euro. Insomma, questa cosa la ritengo davvero non accettabile, cioè lui per forza doveva farmi registrare con profilo piatto e non c'è verso. Questa la trovo una delle cose più assurde in questo momento di questo drone e credo che non cambi nemmeno in futuro. Beh, andando avanti nel confronto tra i due, diciamo che dalla sua Autel ha sicuramente i sensori di evitamento ostacoli, chiamati da Autel di visione binoculare a tre vie, che gli consentono di percepire gli ostacoli davanti, dietro e sotto il drone, non ovviamente alati. E comunque, che dire, sempre meglio del Mini 2, che i sensori non ne ha nessuno, solo sotto la VPU, ma insomma non c'ha sensori. Altra nota che riguarda un punto a favore di Autel rispetto al Mini 2 è l'Active Track, che però purtroppo al momento non funziona nemmeno sul Nano, e dunque siamo alle solite: si esce con un drone, mezze cose non funzionano. Sicuramente si attendono aggiornamenti a riguardo, ma il problema, ragazzi, è serio, perché a mio avviso non puoi presentare un drone 3 mesi fa, era la fine di settembre, ve lo ricordo, e iniziare a spedirlo dopo tanti giorni
poi mezze cose non vanno. Cioè, non mi sembra una bella cosa. Eh sì, perché si parlava tanto di Absan con lui, ovvero con lo Zino Mini Pro, ma mi sembra che tanto meglio, ragazzi, è un faccia. A proposito, ovvio che adesso andremo a fare anche un confronto con lo Zino Mini Pro, confronto che vedrete ovviamente nel canale, guardate, ce l'ho qua e presto ve ne parlo. Nota negativa di Nano Authel è il volo del vento. L'app innanzitutto non segna l'allerta, se c'è vento non gliene frega un tubo, cosa che fa invece la DJI Fly. E lui con un vento a 24 km/h con belle raffiche fino a 40 km/h, il drone, almeno il mio, non solo il mio, perché basta leggere i commenti sotto questo mio video e vi lascio nelle schede, e poi ho ricevuto in privato tantissimi messaggi possessori che hanno lo stesso problema, ma anche video di youtuber stranieri che lo fanno vedere. Lui ha un hovering davvero difficoltoso e il drone ha un'altezza di soli 5 metri rispetto al decollo e 65 metri di distanza, da me non riusciva a rientrare, l'ho messo sport, niente, ho dovuto metterlo a un metro d'altezza e piano piano riportarlo a me, dunque molto molto male. Spento e acceso poi il Mini 2, nessun problema, hovering decisamente migliore e volo regolare con lo stesso vento e solo avvisi di allerta vento. Adesso c'è stato un aggiornamento di app, di firmware, ho fatto tutto, ma visto che non ci sono state giornate di vento, devo verificare se qualcosa magari abbiano sistemato e lo farò sicuramente in sicurezza. Poi parliamo di batteria. Sì, l'Authel Nano ha una batteria decisamente più performante di quella del Mini 2. La durata è senza dubbio maggiore, di 5, 6, 7 minuti in più, che non sono decisamente male. Questa cosa è importante. Parlando di app, beh, se la DJI Fly non è una bomba, l'app Authel Sky non è un cannone. E qualcosa avrei da ridire, una cosa su tutti che non mi indi esempio quanti satelliti ho agganciato mentre volo. Mi scrive GPS, ma satelliti non so quanti me ne ha agganciati. Nella app non si vede. In definitiva, che dire di questi due droni? Volete la mia verità? Beh, io il drone l'ho acquistato insieme a Nicola, insieme anche al Nano Plus, che a breve vedrete pure lui nel canale. Che dire, magari con lui, che ne so, i problemi esempio di vento non ci saranno, ma forse anche sì. Adesso però, confrontando lui con il Mini 2, in via generale, al momento, e sottolineo al momento, è peggiore lui, ovviamente, perché non funziona Tilt Track, varie funzioni automatiche non vanno, e considerando che costa 200 euro in più del Mini 2, ragazzi, 200 euro in più, che non sono poche. Che dire, attendiamo magari presto un miglioramento negli aggiornamenti per capire se davvero 200 euro in più li può valere tutti, se miglioreranno questo problema del vento, se inseriranno le funzioni che mancano, se questo piccolo effetto gelo che c'è e l'avete visto verrà tolto, che dire. Come al solito ho cercato di fare una disamina onesta e più possibile obiettiva, ovviamente dal mio punto di vista, e ci si vede alla prossima, mi raccomando, che dire, seguitemi su Facebook, seguitemi su Instagram, su Telegram, là trovate tutta la mia quotidianità con i miei droni nel mio tempo libero. Ci si vede dalla Toscana, ovviamente, con loro due, Authel Nano e Mini 2 DJI. Ciao ragazzi, alla prossima dai Bighe.